Domanda è abbastanza facile. Babbo Natale con cosa arriva? No, sbagliato, non arriva con la slitta, non arriva con le renne, non arriva nemmeno con la mucca travestita da renna come nella pubblicità. Arriva con un simpatico, sbuffante treno. E ovviamente Babbo Natale, sorpresa una sorpresa, è anche una Babba Natale. Ma si dice Babba Natale o Mamma Natale? Concorso premi per il prossimo anno, ai vincitori verrà data una caramella, di più non possiamo, le nostre finanze sono limitate. Comunque siamo seri e parliamo di questa bella iniziativa voluta dal CRAL, dal dopolavoro di Saronno, delle Ferrovie Nord Milano, che hanno deciso di fare una strenna coi fiocchi ai bambini dei dipendenti delle Ferrovie Nord e approfittiamone anche noi, godiamo di questa strenna, è una strenna per tutti gli spettatori appassionati di treni e di cose belle. Insomma, una locomotiva, un treno d'epoca tirato a lustro, un Babbo Natale simpatico, un'iniziativa che si spera che verrà sempre ripetuta nel tempo, in modo tale da darci anche la possibilità di poter vedere questo treno ancora vivo e ancora presente sulle rotaie. Ennio Valsecchi è in pensione, però di ferrovia se ne intende. Se ne intende, l'ho vissuto, ecco. Direi che uno che ha vissuto questa vita non può in queste occasioni mancare, se no è come smentire quello che ha fatto per tanti anni. Direi che non è stata solo un servizio, è stata anche una passione. Poi questo treno l'ho visto perché questo l'hanno recuperato al momento del centenario. Ecco, quando è stato fatto il centenario della ferrovia, le Ferrovie Nord Milano hanno avuto questa iniziativa di recuperare sia la locomotiva 205 sia tutti i vagoni che qui vediamo. Non sempre abbiamo questa felice occasione, ecco, però quest'anno siamo stati fortunati. Che abbiamo poi l'iniziativa di fare questo sistema per i bambini è stata
fortunatamente anche negli anni che ero io al CRAL, e di conseguenza è stata un'iniziativa felice, perché non solo facciamo felice i bambini, ma facciamo felice anche tanti genitori. Direi proprio di sì, anche perché è un trenino storico. Sì, è qualche cosa di eccezionale, ormai è difficile che se ne vedano, ce ne sono proprio pochi. Direi che le Ferrovie Nord Milano hanno fatto una bella iniziativa, una tra le cose belle, ecco, sono... Per grandi e piccini. Ma direi, io direi che quasi quasi mi emoziono a rivedere queste cose, anche perché 11 anni che sono in pensione, più una quarantina di servizio, lei capisce che sono tanti anni e qualche volta ci ho pure viaggiato, ecco, così... Arrivavo... È un po' un ritorno al passato. Agli anni di gioventù, è anche sempre un piacere, insomma. È un piacere. Io però volevo fare complimenti a Teresa Rassina, perché questi appuntamenti non manca mai, direi che è un'ottima occasione. Prendi? Prendi? Vuoi? Una per una? Sì, grazie. Sì, metto. Sì. Tutto qua no. Grazie. Grazie. Vai. Così. Salve. Che poi ti vediamo in televisione. E per il nonno di Simone grazie. Non c'è niente. Oh, il 22 ci sei, no? Porca miseria! Che regalone che arriva adesso. Prendi. Mi grazie. Grazie, babbo. Grazie. Che succede? Quest'anno abbiamo l'occasione di vedere e ammirare il trenino della Brianza, ricomposto, restaurato tutto, con alla testa questa Guillet del 1883, la 200-05, una locomotiva che è rimasta in uso nelle Ferrovie Nord appunto dal 1883 sino ad oggi. Ad essere esatti, le Ferrovie Nord queste locomotive le hanno prese in carico dalle ferrovie che hanno lasciato la cessione, le ferrovie che servivano alla zona Saronno-Malnate, nel 1888, se vogliamo essere esatte. Comunque, sui binari questa locomotiva ha sbuffato dal 1883 e penso che sia una delle più vecchie, se non la più vecchia funzionante in Europa e una delle più vecchie funzionanti al mondo. Quando intendo dire funzionanti non intendo dire che funziona in un museo, ma proprio capace di trainare. Abbiamo visto questo treno, queste carrozze d'epoca restaurate e allegre nei loro colori, resi smaglianti dalla pittura fresca. Allora, noi, anche se non sembra, ma siamo qui alla stazione di Asso, siamo nel 2003, però stiamo facendo un tuffo nel passato, quando c'erano le locomotive a vapore che entravano nelle stazioni sferragliando e sbuffando. E Marco Peverelli sta facendo il fuochista, si dice così? Ecco. Mi dica qualcosa di questo gioiellino. Beh, questa è una macchina del 1883. È sempre stata in servizio, è stata utilizzata fino a un po' di anni fa nelle manovre e adesso è stata ripristinata già da diversi anni come macchina per i treni storici. La utilizziamo per manifestazioni e per comitive alle volte, quando capita. Cosa sta facendo esattamente il suo collega in questo momento? Adesso stiamo pulendo il fuoco perché prima di ripartire per il ritorno, perché il carbone fa delle scorie ed è un lavoro che va fatto sempre a fine corsa.
1883 mi dice, quindi ed è funzionante. Quindi io immagino che sia una delle più antiche. Una delle più antiche d'Europa, e certo, originale. Ce ne sono altre che sono state ricostruite, comunque questa è sempre stata in servizio, quindi. Caspita, quindi è, direi che è eccezionale averla qui. Quest'anno è il 125esimo delle Ferrovie Nord, si spera che venga utilizzata per qualche manifestazione in questa occasione. Ecco, e voi come vi sentite su una locomotiva così? Come ci sentiamo? Noi siamo anche appassionati di questo tipo di lavoro, di ferrovia prima di tutto e poi di materiale storico, locomotive, vagoni, tutto quanto è. La storia della ferrovia ci appassiona, conseguentemente ci sentiamo contenti di poterlo fare. Rifare quello che hanno fatto i nostri predecessori, i nostri vecchi quando viaggiavano a vapore. È una soddisfazione, perché si vive la locomotiva, non è solamente un bottone da schiacciare e il treno va come quelli nuovi. Qui l'opera nostra, in questo caso, comunque dei nostri colleghi che viaggiano sulle macchine a vapore, è indispensabile per farla funzionare. Insomma è una bella emozione. Senza dubbio. La nostra 200-05 faceva parte di una famiglia che all'epoca era più numerosa. Erano 7 locomotive ed erano costruite dalla francese Guillet nel 1883 e avevano le numerazioni originarie ovviamente dal 200 al 206. Chiaramente queste locomotive hanno prestato servizio, dicevamo prima, per primo sulla Saronno-Malnate e poi alle Ferrovie Nord. Cosa è successo nel frattempo? Che chiaramente col passare degli anni il progresso è aumentato, la potenza di queste locomotive ormai era superata, anche se tecnicamente erano locomotive in un certo senso all'avanguardia, per esempio avevano la capacità di essere bidirezionali e all'epoca non tutte lo erano. Oggi sopravvive questa, è l'unica che sopravvive, la 05, ha una sorellina, la 03, ma è ferma in un museo, e a Saronno ferma e ovviamente è lì, si fa ammirare, ma non si sposta di un centimetro. Come ti chiami? Tampi, Zanonella. Ascolta, ti piace questo treno? Sì. Ma sei venuta per il dono o sei venuta per vedere il treno o per tutte e due le cose? Lì ti fanno. Ma te lo aspettavi il Babbo Natale che arriva col treno? Sì. E cosa ti ha regalato Babbo Natale? Che bello. Sei contenta? Sì. Ciao. Come ti chiami? Beatrice, che bel nome. Ascolta, cosa ne dici di questo trenino? Te lo aspettavi che Babbo Natale arrivasse col treno? Sì. Te l'avevano già detto? Chi te l'ha detto? Ma è più bello il treno o più bello Babbo Natale? Il treno. Il treno. Ti piacerebbe salire su questo treno? Beh, parla. Sì. Ma che cosa ti hanno portato col treno? Cos'è che ti hanno portato? Le caramelle... quante cose, Babbo Natale sul treno. Marco è il capostazione qui di Asso, Canzo Asso. Ecco, la stazione dove è fermo questo trenino è un po' un salto nel passato con questo trenino che è arrivato qui. Sì. Diciamo che è una cosa che ogni anno le Ferrovie Nord organizza un po' per i dipendenti, perché portano i doni di Natale ai figli dei dipendenti, un po' anche come pubblicità, un po' come diciamo simbolo dell'istituzione delle Ferrovie Nord che è dal 1800 che c'è. Ecco, tra l'altro mi dicevano che c'è anche un anniversario quest'anno. Sì, ecco, 125esimo delle Ferrovie Nord, quindi sì, si spera che verrà usato anche per inaugurare questo. Voi che siete abituati a vedere treni, sempre i treni soliti che vediamo tutti i giorni, vedere entrare in stazione questa cosa? Sì, diciamo che è un tuffo nel passato e ci fa anche piacere comunque, perché ci fa diciamo essere fieri di essere ferrovieri, soprattutto anche delle Ferrovie Nord, quindi. Tra l'altro abbiamo visto che questa è una locomotiva del 1883 addirittura,
Per cui effettivamente è una delle, sicuramente ha fatto la storia delle ferrovie. Sì, sì, ha fatto la storia delle ferrovie, poi è stata restaurata anche da, dai ferrovieri stessi e quindi è un pezzo di lavoro di ogni ferroviere. Mi trovo qui seduta tranquillamente fuori dalla confusione dei treni pendolari di oggi, su un treno del passato, in una prima classe che è curata in modo veramente eccezionale, con tutto il legno e velluti, i finestrini funzionanti, tutto lucido, tutto tranquillo, tutto vattato, proprio come in un'altra epoca. Qui dietro di me invece c'è la seconda classe, ma anche la seconda classe non è una seconda classe di tutto rispetto, nonostante questo treno abbia più di 100 anni. Ecco, se non fosse per il cartello qui fuori che dice Canzoasso, direi di trovarmi veramente in un paese di fiaba, un paese, quei posti ormai sperduti dove tutti avrebbero voglia di tornare almeno una volta. Io non lo so, sono qui e con queste retine di corda, con questi lampadari, con questo... è una cosa... così, sono uscita dal mondo. It's inevitable. Dalle macchine, tra le più antiche ad essere dotate già inizialmente dalla distribuzione Walshaert, anziché di quella assai più comune al tempo delle loro costruzioni a eccentriche tipo Allan o Stevenson o Cook, sviluppavano una notevole potenza, cerchione di 390 cavalli di vapore e una velocità massima, abbiamo detto in entrambi i sensi, di marcia di 60 km all'ora. Originariamente erano dotate del solo freno a mano e la cabina di guida era all'aria aperta, era quasi completamente aperta posteriormente, condizione di cui è stata ricondotta l'unica unità che è ancora sopravvissuta e che è quella che abbiamo visto nelle nostre immagini. Queste locomotive vennero utilizzate per servizi di linea anche se leggeri fin tanto che l'elettrificazione non le relegò ai servizi di manovra. Ancora oggi, negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale, tra il 46 e il 47, dopo che la loro numerazione era mutata, adottano il codice di 5 cifre. 3 unità erano state date alle industrie private e le altre venivano utilizzate soprattutto per i treni che effettuavano iniziative private, corse festivi diretto verso Saronno, Varese, normalmente composte da 2 vetture a 2 assi terrazzini di terza classe e di prima classe.
told me to be strong. Oh, oh, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Siamo arrivati al 1974 e la sola unità superstite, appunto la nostra 200.05, ritirata dal servizio sin dall'estate del 73, venne ricostruita rifacendo completamente le casse acqua, l'interno fascio tubiero della caldaia, gran parte della cabina e riconducendola sulla scorta dei disegni originali gelosamente conservati all'aspetto di origine, come ancora oggi noi possiamo ammirarla.
Ci sarà gente che a sentir parlare di 1800 pensa che queste siano le date d'inizio delle ferrovie in Italia. Beh, in realtà le ferrovie in Italia risalgono al 1800, ma la prima metà del 1800. La prima ferrovia in Italia fu la Napoli-Portici, che venne inaugurata il 3 ottobre 1839. Invece la prima ferrovia del nord Italia e la seconda in Italia fu la Milano-Monza, inaugurata il 17 agosto del 1840, con un tempo di percorrenza di 19 minuti. Siamo alla stazione di testa di Asso della linea Milano-Asso, una linea ferroviaria delle Nord che trae le sue origini ancora al 1800, esattamente al 1879, quando fra il luglio e il dicembre si inaugurarono i primi tratti delle linee che da Milano appunto salivano verso la Brianza attraversando una zona popolosa e industriale. Nacque come prolungamento di questo tronco e arrivò diciamo sino a Canto, sino a Asso nel 1922. All'epoca si era parlato anche di andare oltre verso la Valbrona, verso il lago, ma poi tutto finì lì. Questa è una linea di particolare importanza, tanto per il valore turistico delle località allacciate, anche se un tempo superiore ad oggi questo valore turistico, quanto per l'intensa industrializzazione della zona. La ben nota Brianza, cara alle scampagnate domenicali di milanesi, è valorizzata negli ultimi anni da un'intensa edificazione privata e industriale. La ferrovia collega alcuni tra i centri legati alle più importanti industrie briantee, quelle del Mobile, Meda, Mariano, Lambrugo, Imbrigo, la stessa Erba. Una modifica ai primitivi impianti della linea venne portata in data 27 dicembre 1888 con l'abbandono della stazione di Merone, posta assai vicino all'abitato, e l'inaugurazione della stazione di Ponte Nuovo, denominata Merone Ponte Nuovo, che venne costruita in cooperazione con la rete adriatica, che pochi giorni dopo avrebbe attivato la ferrovia Como-Lecco, e che detta stazione veniva così a incrociare la Milano-Erba delle ferrovie Nord Milano. Tale stazione oggi è comune alle reti delle ferrovie Nord Milano e ferrovie dello Stato ed è gestita dalle ferrovie Nord Milano. Nel 1922, con l'attivazione dell'estensione di Erba Canzo Asso, una delle tratte più acclivi che si incontrano alle ferrovie Nord Milano e comprende anche la più lunga galleria di tale rete, nonché il ponte in ferro travato inferiore sul fiume Lambro, che venne modificato attraverso il percorso di attraversamento di Erba, con l'abbandono della primitiva stazione di Incino e la costruzione di un nuovo e più ampio fabbricato sul lato orientale dell'abitato.
Il treno deve ritornare a Milano e per la gioia degli spettatori e degli appassionati la nostra 200-05 ha fatto tutta una serie di manovre per ricomporre il treno e rimettersi in testa, ma alla stazione di Asso non c'è più la piattaforma girevole, per cui la nostra brava locomotiva si è fatta tutta la tratta in retromarcia. Beh, chiaramente questo è stato possibile perché questa locomotiva, come abbiamo detto precedentemente, aveva già una distribuzione del vapore che permetteva tali lavori, tali manovre e anche una discreta velocità, anzi la stessa in entrambi i sensi di marcia. Comunque le Ferrovie Nord Milano, una curiosità, non hanno più piattaforme girevoli funzionanti e da indiscrezioni, da voci di popolo, ma si sa le voci di popolo a volte hanno sempre un fondamento di verità, sembra che quella che ancora oggi è presente, anche se interrata e in malaffare a Erba, venga così proposto una sua riqualificazione, pulizia e riadattamento e rimesso in funzione, anche in funzione di questi treni a vapore e in funzione, chiamiamola così, turistica. Yeah.
Figure delle ferrovie che sempre più ha affascinato tutti i bambini, non solo loro, è certamente quella del berretto rosso del capostazione che con la sua paletta verde e il fischietto dava il via al treno. Questo è avvenuto puntualmente anche a Asso e la nostra 200 sbuffando è ripartita, allegramente senza perdere un colpo. E dalle immagini possiamo goderci tutta una serie di cose che si sono perse, di operazioni, di lavoro, di manualità, di attenzioni che si sono perse nella memoria del tempo. Il carbone che va messo nella caldaia, la pressione che deve essere costante, l'acqua che bisogna rifornire ovviamente a stazioni intermedie con quei grossi rubinetti girevoli che dalle botti poste originariamente accaduta, oggi chiaramente ci saranno magari sistemi più moderni, rifornivano le locomotive di acqua, i tender di carbone. E ovviamente il macchinista, occhio alla strada, ma occhio al manometro, occhio alla pressione. La fiamma non doveva mai calare, lo sportello bisognava aprirlo e poi richiuderlo, controllare l'ossigenazione. E si dava anche un'occhiata al fumo. Dal colore del fumo il macchinista capiva se il fuoco andava bene o se stava morendo o se era troppo forte. E naturalmente tutta una manualità che questi operatori, grazie alla loro passione, hanno ripescato dal cappello del tempo. When I watch you look at me,
I think I could find the will to stand for every dream and forsake the solid ground and give up this fear within of what would happen if they ever knew I'm in love with you. 'Cause I'd surrender everything to feel the chance to live again. I reach to you, I know you can feel it too. We'd make it through a thousand dreams. I still believe I'd make you give them all to me. Another night away from you. You're the reason I go on. And now I need to live the truth. Right now, there's no better time. From this fear I will break free. And I live again with love. And know they can't take that away. Regoli la quantità effettiva di vapore che entra in cilindro, quindi
parti di solito col massimo di introduzione, l'80% di vapore. Per dargli la potenza. E poi dopo la regoli. Esatto, la regoli, tenendo il passo. Cioè una volta vinta, diciamo, l'inerzia. Esatto. No? Una volta vinta l'inerzia mantieni tutto a quel livello lì. Certo, poi dipende dal peso che hai e da tutto il resto. La quantità che ti serve, dalla velocità che vuoi. Certo. Comunque abbiamo visto prima, io non l'avevo mai fatto, viaggiare col 10% di vapore, praticamente non consumi niente e ci siamo fatti praticamente da Bovisa a Seveso, abbiamo consumato tanto così d'acqua, di solito ci mettevamo, cioè di solito facevi mezzo serbatoio, no? Perché? Perché andavi più con più vapore per paura di non farcela? Poco vapore, pochissimo vapore. Ma di solito andavi con tanto vapore per paura di non farcela? Di solito andavamo con più vapore, perché però poi abbiamo visto ogni volta... Trovi l'ottimizzazione, certo, no? Sai, non lavori spesso con queste macchine, per cui non fai in tempo a farci la mano. Però se riesci a regolarti su queste cose, risparmi vapore, quindi carbone, quindi fatica. Insomma, perché poi cioè, il lavoro si fa in due, no? Quello che non fa questo lo deve fare quell'altro. Esatto. Allora, con questo qui te dai e con quello regoli, esatto. Con qui glielo infili dentro e con questo regoli. Poi qua ci sono i rubinetti di controllo nel caso la livella si rompesse, perché capita, sì, magari in marcia. Con questa leva chiudi, esatto, i rubinetti e poi lavori con questi. Quindi qua basta vedere se li abbiamo provati prima, infatti vedi sugli schizzi di acqua. Se lo apri vedi che esce acqua, sai, c'è sto livello. Esatto. Se apri questo esce qui, c'è sto livello, esatto. Lì. Se non esce vapore, se esce vapore che l'acqua è più bassa. Se qui apri qui ne esce un cavolo, fermati perché sono cazzi amari. Sono cilindri pieni d'acqua o è una... No, sono è la caldaia, intero. È la caldaia, sono i livelli. Ma intero? La cassa intera? Allora, quello che non è forno, che è quello che si vede qui, è tutto pieno d'acqua. Quello sopra. E poi ci sono i tubi che attraversano. Non so dove sono. Dimmi Pietro, c'è bisogno? No, a che ora devi... Abbiamo l'incrocio a 40. Dei due treni, dispari e pari. Dicevo, se guardi in fondo, fa molto caldo, però se ti abbassi e guardi, vedi che c'è una piastra tubiera? Sì. Sono sì. I tubi, no? Sì. Ecco. Lì è dove passano i fumi di scarico e scaldano l'acqua della caldaia. Le caldaie sono fatte così. È al contrario. Perché questa, gli altri hanno la serpentina in cui passa l'acqua. Questa invece è tutta acqua. Con la serpentina che scalda, serpentina passa i fumi, capito? Ecco, funziona al contrario. E poi questa, praticamente questa, perché ha bisogno del tiraggio forzato, cioè funziona così. Cioè qua devi bruciare tanto, cioè mentre una caldaia fissa deve bruciare poco e produrre tanto, qua devi produrre tanto e subito e continuamente. Quindi deve bruciare immediatamente. Quindi c'è una griglia abbastanza, cioè la griglia viene dimensionata per quello che deve consumare e quello che butti in griglia deve bruciare subito, cioè non deve star lì. Sì, qui... Cioè la potenza la devi avere subito. Cioè la manovra comunque del carbone è dove c'è lui, da lì il palo, esatto, qui e butti dentro. Allora, questo spazio lì, qui. Questo è il posto del fuochista. Lì è il fuochista. E butta, lui controlla la caldaia, quindi vapore, acqua e carbone. Quindi deve gestire il fuoco e l'acqua in caldaia. Mentre il macchinista guida, guarda i segnali e regola vapore. Vapore e cose. Allora, faccio quello mio, A Erba il nostro treno si è fermato, le ultime caramelle agli ultimi bambini, gli ultimi regali, le ultime fotografie. Gli appassionati un'ultima occhiata a questa locomotiva nella speranza, anzi nella certezza di rivederla il prossimo anno. Comunque adesso il nostro treno è ripartito per altre linee, per altri lidi, per dire buon Natale, buon anno ad altre persone. E ovviamente buon anno a te 200.05, buon Natale a te 200.05, ma anche buon Natale a tutti voi che ci state seguendo. Can you hear cathedrals falling? All the universe is calling from a single cello.
So let the children remember the sound. Let them dance, let them soar, for their lives have begun. Never subsiding the along the shoreline, standing still within time, spinning on the resolve, walking as each season passes through wonderland, the looking glasses, the secret garden shines, because you gentle love.